100 milioni di euro è la somma di fondi europei che la Regione Umbria rischia di perdere per l'impossibilità di rendicontare la loro spesa entro i termini prestabiliti. A lanciare l'allarme il presidente di ANCI Umbria, Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, che da oltre un mese sta seguendo il blocco di alcuni importanti lavori pubblici posto dalla nuova direzione della soprintendenza dell'Umbria. I progetti, nella maggioranza dei casi già condivisi con le istituzioni competenti ed approvati, sono impossibilitati a partire senza il nulla osta del nuovo direttore. A Gubbio è il caso della loggia dei tiratori, ma ci sono anche le piste ciclabili del lago San Giustino, il recupero post terremoto di Spina Marciano, l'arredo urbano con relativa Locca di Spoleto, le opere del PUC di Terni e quelle di Passignano sul Trasimeno, Assisi e Montecchio. De Rebotti sulla questione ha incontrato come presidente ANCI anche la presidente della Regione Marini per chiedere un suo intervento, perché in un momento così delicato per l'economia umbra e in particolare per l'edilizia, il blocco di questi lavori non fa altro che aggravare la situazione. Io non so qual è l'atteggiamento, anche perché le questioni sono di diversa natura, non tutte omologabili nella stessa categoria di progetto, però il risultato è che, ahimè, stiamo assistendo ad un atteggiamento generalizzato, diciamo così, di messa in discussione di un lavoro fatto in concertazione, insieme con pari dignità istituzionale da parte anche della Regione, oltre che della sovrintendenza, perché non esiste dal punto di vista costituzionale un soggetto che fa solo il controllore. La sovrintendenza ha una funzione di collaborazione nel nostro territorio, con pari dignità rispetto alla Regione e rispetto agli enti locali. Quindi noi abbiamo lavorato sempre bene, sempre in maniera corretta e positiva con la sovrintendenza. In quest'ultimo periodo assistiamo ad una chiusura totale che cerchiamo di mettere in discussione, perché crediamo che questo atteggiamento non abbia una motivazione vera.